Allora, sono le 13, ci troviamo nella piazzetta di Andrea Guardavalle, dove è avvenuta per ben 2 giorni, 24 e 25 agosto, la raccolta di carte e cartoni ad opera di alcuni volontari, e abbiamo il coordinatore di questa iniziativa, Gianni Montepone. Allora, Gianni, com'è andata? È un successo che ricorderemo secondo me nei tempi. Una cosa, siamo stanchi, siamo sfiniti, ma basta pensare che abbiamo raccolto oltre 7 tonnellate di carta e cartone. Quindi un grande successo, un grande sacrificio, però un grande successo. L'iniziativa è partita dal Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino di Guardavalle in collaborazione con l'amministrazione comunale, il gruppo di protezione civile del Vasi e la ditta di ecologia e servizi della signora Condito di Girifano. Collaborazione di tutte le persone, ma vanno fatti dei ringraziamenti, in modo particolare a Martina Bartolo, che è stata qua con noi da ieri, dalle 8 fino ad oggi, certamente rispettando gli orari dell'iniziativa. Poi va fatta in modo particolare all'operatore ecologico, a Nicola Fiorenza, e poi a tutti gli altri volontari. Quindi ad Agazio Carè, a Procopio Giuseppe, a Guardavalle Superiore c'è stato Perronace Giuseppe insieme a Maria Assunta Menniti, e quindi vanno fatti questi ringraziamenti a queste persone che hanno proprio dedicato in questi giorni, hanno fatto orario completo. C'era anche Francesco Valenti, responsabile insomma dei giochi senza quartiere, e quindi chiudiamo in positivo. Siamo stanchi, però domani abbiamo i dati ufficiali, però siamo oltre le 7 tonnellate, questo è sicuro. Quindi una bella soddisfazione, cioè l'iniziativa vuol dire che è stata molto apprezzata. Ecco, da dove arriva tutta sta carta e sto cartone? Bene, noi abbiamo voluto monitorare anche le persone che hanno aderito. Parecchie famiglie hanno portato parecchi, chili di carta. Basta pensare che ci sono stati degli operatori turistici che hanno portato insomma solo tipo 370 kg di carta. Però le famiglie hanno collaborato tantissimo con la carta che viene riciclata in casa, dai libri alla carta dello zucchero, alla carta del sale, alla scatola delle scarpe. Cosa vogliamo dire con questa nostra iniziativa? Oltre ad essere un grande evento ecologico, quindi risparmio energetico, non tagliamo gli alberi, insomma tutte queste cose, ma il comune, se sono 7 tonnellate di carta, basta pensare che ogni chilo di spazzatura costa 10 centesimi, quindi in poche parole se ho fatto bene il calcolo, sono 700 euro che un comune, un'amministrazione comunale risparmia perché non viene buttato in discarica. Ma se un comune ha la convenzione, oltre a risparmiare 700 euro, vendendo questa carta ha un altro introito. E quindi se facciamo solitamente adesso, quando diciamo va bene la quotazione della carta, ti danno 60 euro circa a tonnellata. Quindi 6 per 7 mi pare che fa 42, sono altri 400 euro. E quindi questo vogliamo dire che oltre al risparmio economico c'è anche un'entrata economica. E poi vorremmo anche, chissà, valutare questo metodo di raccolta di piazza. Chissà, cioè vorremmo sostituirlo, se si può sostituire appunto alla raccolta differenziata, perché è più dispendiosa e più economica. Quindi vorremmo valutare questo sistema, se va bene o no. Beh, se in 2 giorni abbiamo raccolto 7 tonnellate di carta, durante l'anno quanta carta si può raccogliere? E pensare che in questi giorni la gente ci ha portato anche la plastica e il vetro. Quindi no, la gente è sensibile al discorso ecologico. Dobbiamo fare di tutto affinché ci sia la raccolta differenziata. Questo è il nostro obiettivo. Grazie. Ok, grazie a te, Giovanni. Grazie.